Che fatica, oh! Cavolo! Bravo, che cavolo vai? Hai lavorato! Hai lavorato? Cosa hai fatto? Ho fatto della roba, ho lavorato per voi. Cosa dobbiamo fare? Andare a dormire, non so. Ah, allora vado via. Sigla. Guardo questo logo, più mi innamoro. Cosa? Più guardo questo logo, più mi innamoro. Eh? Vabbè, allora. Ciao. Cosa? Più guardo questo, guarda. Bello, eh. Ah, il VBS. VBS Inside. Puntato. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi è... Oggi. La cravattina. Lui, cravatta Luca, cravatta io. La cravatta, giacchetta. Siamo. Offerta gentilmente. Ste cazzo di cuffie. Le merda. Che? Ma mentre, beh, certo che sono scomodo. Sto bene. Sì, sei bellissimo. Ascolta, dimmi. Ti piace questo chiodo di marca? Sei bellissimo. Oggi abbiamo una puntata speciale. Un ospite importantissimo. Un VIPS che con diciamo la S, che non ne vale uno, ne vale 20 almeno. Vale 20 S. Vale 20, mamma mia. Vale 20. Che presentatore. Ne vale 20. Lo presentiamo, dai. Andiamo a chiamarlo, qui, andiamo a chiamarlo. Lo conosciamo, quindi allarghiamo. Come al solito, sempre. Spazio per una persona molto importante. Molto importante. È qui con noi Bobo Jurkovic. Bobo, vabbè, ciao. Gli occhiali hai, Bobo? Mamma mia, c'è un cambio, Bobo. Sì. C'è un cambio. Dammi un po' questi occhiali, mi piace. Tieni questi tu. Grazie. Bobo Jurkovic, quale onore. Mamma mia, vedo giallo. Tutto vedo giallo. Che onore averla qui, Bobo. Grazie. Come stai? Grazie, va bene, tutto bene. Tutto a posto. Vedo, sei passato dal parrucchiere per fare un nuovo taglio, visto? No, io voglio fare come 20 anni fa, quando io vengo primo anno qui. 20 anni fa? 20 anni fa io avevo capelli così. 20 anni fa? Eri bellissimo. Adesso sei Bobo, va bene. Siamo così, Bobo, 20 anni fa era così e rimaniamo così. Quindi 20 anni fa. 20 anni che vieni qui a Sudubio stesso perché? No. Dal primo anno e non ti sei ancora stufato, Bobo? Un po' sì. Sì, è normale. È normale. 20 anni. Adesso normale. Io fa una pausa una ventina anni. Non viene. Non vieni per 20 no, anni. No, 20 anni e giusto, dopo, giusto. E dopo vediamo. Ma allora dimmi un po', io sono curioso. Come sei arrivato tu dalla Moldavia? Scusa. Dalla Croazia fino a Montecatini al Supercamp. Come? Perché io sono grande amico con Fabio Coirazza, che viene 25 anni fa in paese mio a giocare un torneo contro mia squadra, in Abbazia. L'Abbazia? Sì, perché Abbazia è gemello con Castel San Pietro e Fabio era... Vero. E Fabio era allenatore da squadra juniores Castel San Pietro. E quindi giocava contro me e non chiede quando gli passa. ma che domanda fa? Neanche fa le tue domande. La domanda è, sì. Bobo, a me e piace. Anche io Fabio ho giocato con juniores e io ho giocato con cadetti. E chi ha vinto? Io. E stop. Allora precisiamo. Che noi abbiamo indagato su questo torneo, Esatto, Bobo mio, ma cosa mi combini, Bobo? Dopo le riprese siamo andati a informarci. Perché secondo noi non hai detto una cosa giusta, Bobo. Ci hanno comunicato che quel famoso torneo ad Abbazia, sì, in realtà tu, Bobo, avevi la squadra juniores e il povero Fabio aveva i cadetti. Si capisce perché tu hai vinto, cioè avevi juniores contro i cadetti, cioè come dire... I 90, contro i 90, esatto, hai capito? Ma la cosa bella è che tu a lui gliel'hai detto anni dopo. Ottimo amico. Ah, non gliel'hai neanche detto subito? No, dopo. Vogliamo bravo, Bobo, chiudere tutto, coronare il tutto con abbiamo scoperto anche che Bobo aveva pagato dei suoi amici per tirare i sassolini e far arrabbiare i giocatori di Fabio. Quindi Bobo. Non si fa così, a noi non puoi imbrogliarci. Bobo. Play. Bobo, ha mai perso una partita? Bobo vinto. Sempre.
Bobo mai perde partite contro Fabio. Non si può, non si può perdere contro Fabio. No, no. Ascolta Bobo, una domanda così per... Nella vita cosa fai? Ti alleni? Cosa fai? Sì, io sono responsabile per tutte le squadre giovanili in città mia, in Fiume. E anche lavoro con cadetti e juniores in Quarner, squadra in A1 in Lega Croata. E l'anno scorso com'è andato il campionato? L'anno scorso finito come juniores a posizione 6 in Croazia, con cadetti non qualifichiamo per ultime partite. Per le finali? Per finale. Però non è colpa di Bobo. No, sempre, non è mai colpa di giocatori. Esatto, giocatori che sbagliano. I genitori. Sempre. Puoi spiegare a tutti perché si chiama The One, il BSC? No. Questo devo spiegare Damiano. No. Damiano. Lo spiega Damiano? No. A parte gli scherzi, parlaci un po' di questi 20 anni. Cosa ti è... Raccontaci qualcosa che ti ricordi dei primi anni. Guarda, primo anno quando facciamo questo camp, io penso 37 giocatori e 6 allenatori. Adesso siamo 37 giocatori solo da un canestro. Sì. Come cresciuti? Sì, molto cresciuti. Anche io sempre ricordo Claudio, che era come mio papà, e non solo mio, da tutti. Io trovo tanti amici qui da tutto, non solo da Italia, anche da tutto il mondo. Sempre quando io vieno qui sento bene, molto bene. Sì, questo adesso sono molto serioso, io sento questo camp come mia famiglia. Ok, abbiamo parlato di Bobo all'inizio, 20 anni fa, con questi bellissimi capelli. Capelli, sì. E Bobo adesso com'è? Senza questi capelli, dai. senza. Bobo, come sei adesso, Bobo, dai. Questo è Bobo adesso. Bobo adesso. E Bobo è migliore adesso. Bobo. Sicuro. Sicuro. È Bobo il numero uno. E in campo qual? The one. Adesso è The One. Senza The One. Al VBSC Bobo com'è adesso come allenatore? Un tempo facevi un cosa così tanto a tutti? Un culo così quando allenavi. Non posso dire questo in intervista. Culo, sì. Culo e cavolo. Facevi così. un sedere così. Sì. E adesso invece sei. Come ti rapporti con i campers di adesso? Come sono? Trovi differenze da quelli di 20 anni fa a quelli di oggi o sono sempre uguali, con voglia? Sempre uguali, ma secondo me qualità 20 anni fa da ragazzi e ragazze in Italia, secondo me erano più o meglio 20 anni fa, anche 10 anni fa da adesso. Quando io facevo il camp. Anche tu, grazie, cazzo. No, prima di Damiano. Prima, ma 5 anni prima cinque di Damiano. Anni prima. Quando, esatto. Quando Damiano viene in camp, questo inizio, discese da tutto, qualità di camp. Sì. Bobo, raccontaci Robert, perché Robert, è il tuo nome. Sì. Robert. Ancora 5 giorni. Sono adesso Bobo, ma quando Croazia viene in Europa è quasi il momento. Sono Robert. Quindi io mi metto davanti, come ci chiamati, Robert, sì. Raccontaci il tuo rapporto con Fabio, Stefano e Gianni. Ok, primo Fabio è non solo mio grande amico, lui è anche padrino da mio figlio Ivan. Ah. Siamo vecchie conoscenze, perché io ti spiego, primo Fabio viene 25 anni fa in Croazia e facciamo una bella tournée e anche ci divertiamo molto. Molto molto buoni amici. Stefano e Gianni sono anche loro due sono miei grandi amici.
Io sono sempre in contatto con loro e questo è. Dicono che l'anno prossimo il VBSC viene in Croazia, perché tu non vuoi più venire. Portiamo tutto il VBSC a Fiume. Tu sei, come si dice per una persona che vede futuro? Veggente. Tu sei veggente. Perché io ho plan adesso fare il nostro camp anche in Croazia. Bene. Ma inviti anche noi o noi non... Lui sì, ma per te non sono sicuro. Non sono sicuro per te. Ancora non sono sicuro. Va bene. Devo fare l'esame. Come voi per entrare in Europa, io per entrare in Croazia. Sì, giusto, un esame. Un consiglio che vuoi dare a tutti i campers? Un consiglio? Sì, ok. Un consiglio... Così. Sempre tu devo vivere i tuoi sogni. Solo questo. È un gran consiglio. Spero sì. Sì. No. Ma questo è non solo per campers. È per tutti. Perché senza sogni noi siamo niente. Sono d'accordo. Questo è il mio pensiero. Vuoi dire due parole nella tua lingua? Aspetta. No? Ho un'ultima domanda. I ask you this in English. Because maybe who suggests that question to me can understand. Okay. Your roommate, do you know John Santignon? Yes. He asked me. Middle name Maricon. Maricon, okay. John. Giovanni, so is John? John Maricon Santignon. Ah, okay. He said that, not me. He told me to ask you one thing. What you doing at the camp when you're not practice? Okay. When you're not coaching? Now, first of all, I will tell you my schedule. Okay, yes. Usually I wake up 5:30. In the morning, I go a little run outside. Yeah, I see you every morning running there. You can see. Yeah, I know. In the 6:30, I make yoga. Yoga 6:30 until 7:30. Okay. At the sunrise, yes, yeah, I see sunrise, you. Sunrise. This is upstairs. We call right. Hello to sun. Oh, okay. We call saluto al sole in Italian. Saluto so, al sole. Yes. And I make five Tibetans. This is yoga, special yoga. No, it's very dangerous if you try without me. Okay. Maybe one day you can. After, in the 9:00, I make first practice. I make second practice in 10:30. Third practice in 3:00. Yes. Also, I make before 3:00. I make individual class 2:00. Yes. 2:00. I whistling. I'm referee on game. 4:30, after 6:00, and usually one game I'm whistling in the night. So busy. I'm very busy here. Yeah. I'm very busy. This is why he never now, sees you around. You're busy. He cannot see me. Now I will tell you the schedule of John Maricon Santino. Okay. John Maricon Santino. Okay. He wake up something between 10:30, 11 in the morning. He only wake up. But he not stand up from the bed. Stay late. He reading some newspaper, some stupid books, you know. After he going directly on the lunch. After lunch he sleep until 4:00. Oh. And maybe he make one practice, maybe 4:00 until 5:00, and after he go on the dinner. Oh, so the voice that I heard that he woke up at 6:30 for the individual class, this is lying. Nobody saw him. This is what I say. This is a big lie. I know. I believe you because you're European right now. I will speak with Fabio, Stefano and Gianni to suspend Gianni. Yeah, that's a good idea. That's a good idea. Minimum for 1 year. Minimum for 1 year, like what we suspend Pedro Maricon. Ah, okay. Okay. Ma quindi se il camp viene in Croazia, tu John Maricon non lo chiami? No. Può venire? Sì, anche lui. Lo mandiamo a lavorare in miniera. In miniera. Un'altra cosa, ma per uscire un attimo dal basket, ti piace anche il calcio, te, vero?
Normale. Normale, sono un grande milanista. Grandissimo. Chi ha giocatore più forte? Zvone Boban, Zvone Boban, per sempre. Boban Jurkovic. È giusto. E nazionale croata, quanti mondiali ha vinto? Non mi ricordo. Noi abbiamo 3-4 stelle, 1, 2, 3, 4. Tu quante... Ma sai, ma voi siete quanti anni esiste Italia? 300, 400? Dipende cosa, la Repubblica Italiana... Okay, e dopo la seconda guerra mondiale, okay. Quindi... Ma come Italia? Sì, Croazia sono 20 anni. C'è ok, tempo, vabbè, vabbè. C'è tempo oh, per è vincere. Col tempo. Sì, 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 sì. Fa. 22 anni fa. C'è tempo per vincere, tempo. Sempre. Grande. Grazie mille, Bobo. Sei stato, grazie è stato grazie super. Grazie a voi. C'è un saluto in croato. Saluta la Croazia come... La Croazia in croato. Tutti, chi croato. Vuoi in croato? Puno pozdrava svima i puno uspeha svima in zdravlja. Va bene. Grazie, Bobo. Vedremo di mettere i sottotitoli perché voi non, io ho capito, voi no, ma io ho capito. Sì. Io capisco sempre, sì, mio amico. Sì. Bobo, grazie. Grazie. Ti vediamo in giro. Buon sì, allenamento, buon proseguimento. Sì, grazie. Bobo, grazie. Facciamo il cambio di nuovo. Ciao. Grazie. Vieni, Bobo, ci vediamo. Ok. Sì. Ok, andata. Okay. Ciao. Non vedevo l'ora di farlo. Bene. Bene. Mi sono messo bene. Spettinato. Sei bellissimo, sei bellissimo. Ascoltami, oggi passiamo presto. Oggi i titoli, i sottotitoli. No, no, insomma, no, non li hanno visti neanche passare. Dicevo, la schermata qui. Basta, cambiamo. BBC Inside. Potete vedere tutto qui. Vedete? Porco cane. Cioè, la pagina di Facebook. Occhiali. La pagina. La pagina di Facebook là in alto, la vedete? Non c'è più BBC Inside. Vedete la pagina? Ecco. Poi. Quello ufficiale. Ufficiale lì. E là. E Twitter. Allontanati un po' che non lo vedono, se no. Twitter. Twitter, pesce lì. Ok. Però il canale YouTube. Il canale dove ci sono. È sempre qua sotto, quindi. Cliccate. Ok. Fai, io vi saluto e torno a farmi gli affaracci miei. Sì. Ciao Borra, ci vediamo poi. Cosa fai? Vai via. Sono cavoli miei. Ragazzi, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Io vi do sempre il bacino per buonanotte.